Il consigliere d'opposizione della città di Agropoli, Agostino Abbate, è intervenuto anche in risposta alle criticate parole del sindaco di Capaccio Pestumo Franco Alfieri, che ha accusato più volte i contestatori del governatore De Luca di aver rovinato la cerimonia, impedendo la presenza di un'importante istituzione come la regione Campania. Abbate non si è espresso particolarmente sulla vicenda, limitandosi ad invitare Alfieri a pensare alla sua amicizia con l'amministrazione agropolese e al suo rapporto con De Luca e prendendo una netta distanza che, secondo lui, si deve avere nei confronti del governatore. Allora, sulla diciamo, contestazione che Franco Fieri ha fatto alla nostra contestazione. Non ho nulla da aggiungere se non il fatto che ognuno si guarda il suo. Evidentemente, Franco Alfieri si guarda il suo gruppo di maggioranza e la sua vicinanza al governatore De Luca. Noi invece ci guardiamo, praticamente, la distanza netta che dobbiamo avere con un governatore che è venuto anni prima a promettere ad Agropoli la riapertura dell'ospedale e poi invece tutto ha preso in considerazione tranne le ragioni della nostra stessa città e quindi le ragioni dello stesso ex sindaco di Agropoli, Franco. Garfieri, oggi ragione del sindaco di Agropoli Adamo Coppola, cioè quella della riapertura dell'ospedale, quindi non ha preso in considerazione né noi dell'opposizione ma nemmeno a quelli della maggioranza. Le osservazioni che quindi De Luca non si è venuto, eh, con il quale si sarebbe potuto parlare, così come dice Franco Alfieri, di problemi importanti. Mi fa sorridere, mi fa sorridere così come mi faceva sorridere anni fa quando vennero per dirci che av avrebbero riaperto l'ospedale. C'è cioè, le solite promesse, cioè rinviamo se avessimo avuto la possibilità di avere qui il governatore forse avremmo potuto parlare di parlare di che cosa noi dobbiamo parlare di un solo argomento e con una sola voce maggioranza e opposizione ma purtroppo questa sola voce non c'è quindi ognuno si guarda il suo noi ci guardiamo la nostra contestazione tant'è che abbiamo deciso non in tanti ma in quei pochi l'abbiamo deciso e penso che in tanti poi ci seguiranno che qui De Luca appena verrà dovrà sapere discutere solo e soltanto dell'ospedale non abbiamo altro da discutere con il governatore se non la questione ospedale. Questione ospedale, che colgo l'occasione per rimarcare ancora una volta. Sì è vero che nel piano ospedaliere, qui dello stesso governatore, si vuole rifare a quelle che sono realtà territoriali già esistenti, per cui sarebbe difficile smantellare realtà territoriali esistenti sulla sanità per poi aprirne delle altre nuove, ma purtroppo va preso atto del territorio. Quindi se una riconversione, il territorio la richiede perché la maggioranza della popolazione Sta in una certa parte del territorio. Questa riconversione doveva aver avuto già inizio da anni con regolarità, con metodo, in modo tale da non creare problematiche né alle realtà ospedaliere esistenti né a quelle di riapertura. Ma doveva e deve incominciare ad aversi perché il territorio non è giustificabile uno spostamento del territorio di 60.000 persone verso un centro più piccolo di 7.000 persone giustificabile il contrario se le realtà territoriali documentano il contrario deve cominciare ad averci una riconversione, riconversione che noi volevamo chiedere al Presidente De Luca questo è quello che volevamo richiedere non volevamo assolutamente minacciare nessuno, siamo stati invece minacciati da troppa attenzione a un ordine pubblico invece. esattamente il contrario